mettere il cross peso all'indietro per Mertens, te la mette in porta. È stata una giornata storica, ma senza grandi emozioni, quella che ha visto l'inizio del ritiro del Calcio Napoli a Castellisandro. Una giornata durante la quale gli addetti stampa, soprattutto la stampa, ha atteso l'arrivo della squadra di Mister Gattuso allo Sport Villa Jotel. La squadra si è sistemata in albergo alle ore 12 di lunedì mattina. E nel pomeriggio la prima seduta d'allenamento alle ore 17 presso lo stadio Teofilo Patini di Castellisandro. Una seduta d'allenamento dove Mister Gattuso non ha lasciato nulla di intentato, si è partiti subito con grande carica, con corsa, esercizi e poi una partitella tra due squadre miste. Gli elementi che subito si sono messi in luce, vabbè, sono stati naturalmente Kalidou Koulibaly in difesa, lo storico centrale del Napoli che è anche sul mercato, e buone nuove anche dal nuovo acquisto Osimhen, Victor Osimhen, attaccante del centrale del Napoli, che ha realizzato anche una bella rete durante il corso della partitella. Tanto pubblico, spalti quasi gremiti, apprezzato da molti il fatto che si debba prenotare il biglietto per evitare contagi da Covid, quindi 1000 posti messi a disposizione per gli 8 allenamenti che la società sportiva Calcio Napoli farà assistere ai tifosi e ai cittadini del posto. Naturalmente un'organizzazione capillare. Nella mattinata la squadra è stata accolta allo Sport Village Hotel anche dal sindaco Angelo Caruso a bordo campo, poi a fine allenamento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal direttore sportivo Giuntoli e dai responsabili della comunicazione, dall'addetto stampa Guido Baldari e dal direttore della comunicazione Nicola Lombardo. Questi saranno giorni di lavoro, sacrificio e sudore e soprattutto di veleno da tirare fuori, come dice sempre Mister Gennaro Gattuso. Questo nostro primo servizio è un sunto di quello che è accaduto durante la prima giornata del ritiro del Calcio Napoli a Castellisandro. La nostra redazione, con ultime dal ritiro, ringrazia anche tutti gli sponsor che ci stanno sostenendo in questa avventura del ritiro del Calcio Napoli a Castellisandro.